Bello a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi andrò a far vedere come creare dei testi 3D professionali che usano tutti i pro player e i content creators, i youtuber creators che usano per Fortnite nelle loro copertine per i loro video. Allora, noi siamo in questo programma che è chiamato Photoshop, lo conoscerete tutti, però se non lo conoscete o lo volete installare per creare quindi questi testi 3D molto belli, vi lascio il link in descrizione. Allora, noi andiamo in Photoshop, spingete su file, solo che io lo metto in Italia, in inglese, voi se lo volete mettere in italiano è la stessa cosa. New. Ok, ora qua vi mettono tutte le grandezze. Questi sono, qua vi salveranno quelli recenti. Allora, una copertina di un video su YouTube è di 1920x1080. Dovete mettere pixels. Qua lo potete rinominare come volete, tipo ad esempio per me, non so, tutorial. A voi vi uscirà white, però dovete mettere transparent, cioè che significa che vi metterà come formato PNG. Create. Ok, ora avete la vostra copertina. Cosa dovete fare per primo? Dovete spingere il tasto, questo qui, per creare un testo, e qua potete scrivere ciò che volete. Tipo ad esempio, io scrivo per esempio. Qua vi dice la grandezza del vostro testo. Questo è il font in inglese, quindi carattere, che è Burbank Big Regular, che ve lo lascio in descrizione, che è quello di Fortnite. Allora, dopo ciò dobbiamo andare su questo qua, e da qua lo possiamo spostare, lo mettiamo al centro, così, questo è al centro, dove lo volete. Poi andate su questo layer, che è dove si trova il testo, fate tasto destro, blending options. Dovete copiare le mie impostazioni. Allora, normal 100%. Qua dovete spingere su stroke, spingete sopra, dovete copiare questa impostazione. Allora, size, che è la grandezza, dovete mettere 9. Position, la posizione, dovete metterlo outside, perché se lo mettete tipo sempre outside non è bello, dovete mettere outside. Poi blend mode normal, che significa come deve essere, tipo ad esempio, perché se metti dissolve non so cosa cambia, però vediamo questo. Vabbè, dovete mettere normal per sicurezza. Color dovete mettere nero, tutto nero, che è questo qua, 000, lo potete anche scrivere per essere precisi. Poi qua vi usciranno due tipi di inner shadow. Allora, voi dovete crearne tre, quindi da qua spingete una che vi copierà questa la cancellate e devono uscirvi due come a me. Allora, inner shadow il primo, dovete mettere blend mode overlay, a voi vi uscirà normale, però voi dovete andare sotto e spingere su overlay, questo bianco. Poi opacità 58%, l'angolo è 120, cioè dove si deve posizionare, quindi questa linea. Use global light vi uscirà così, però voi dovete mettere così. Distanza 6, 100% e 0. Ok, ora andiamo al secondo inner shadow. Il secondo inner shadow, basta che copiate le mie impostazioni e vi uscirà questo tipo. Allora, normal. A me un errore che facevo prima, che non mi usciva, è perché spingevo questo. Infatti io avevo tutte le impostazioni uguali, solo che non capivo perché non mi facesse. Infatti ho cliccato su Use Global Light e mi esce. Allora, dovete mettere opacità 100. Il colore, se volete essere proprio precisi, dovete scrivere sotto FF9B00. Questo è quello più preciso possibile. Dovete mettere l'angolo meno 90 gradi, cioè verso giù. Distanza 6%, 100%, 0. Ed è fatto. Ora dovete mettere ok e questo è il vostro testo 3D. Poi potete scrivere come una cosa volete, tipo ad esempio iscrivetevi,
iscrivetevi e lasciate like al video se vi è piaciuto, perché pure potete, se tipo ad esempio in questo caso non mi entrava, abbassate un po' il carattere, la grandezza, tipo ad esempio potete mettere lasciate qua like, solo che guardate, se poi trovate questo problema basta che andate qua, spingete su questo doppio clic, non lo so, abbiamo fatto 200, facciamo 185, ok, ora vi entra tutto, ok, poi doppio, andate qui, questo è il vostro testo 3D. Allora, dopo che avete fatto ciò, per più o meno esportarlo, dovete andare su File, Export, Quick Export as PNG, cioè significa un piccolo esportaggio, veloce esportaggio come PNG, che è il formato trasparente. Allora, spingete sopra, poi lo rinominate tipo ad esempio Tutorial, mettete Desktop, potete metterlo dove volete, tipo ad esempio a me desktop, mettete salva e poi la vostra immagine vi sarà fatto. Allora, se vi è piaciuto il video iscrivetevi, lasciate like, ora vi faccio vedere come viene il risultato in una immagine che ho creato io ancora su Photoshop. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, commentate per così io posso capire se vi è piaciuto il video e scrivetemi se vi piacciono questi tipi di video, questi tutorial. Grazie per i 300 iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video.